Bene, rieccoci a voi, vediamo che è successo questa sera allora al processo, e per capirlo vedremo anche delle ispezioni di ieri da Tele Lombardia. Ma lo sai, con la trasmissione sta a vedere invece. Andiamo questa sera subito al sodo con il primo caso, il caso Zenga. Cambiato parrucchiere, c'è nessun mistero come qualche ex tuo collega ha voluto far passare oggi in tribuna stampa a Milano, a parte il fatto che io vorrei capire come prima di dire una cosa del genere determinati addetti ai lavori non si informino e perché sputano veleno così sull'Inter. Spieghiamo che c'è stata un'emittente locale in queste Maurizio ore. Sì, Mosca con Tele Lombardia che ha detto che praticamente... No, lo dico io, mi assumo tutte le responsabilità, non ti preoccupare. E che praticamente ha detto che io avevo litigato con i miei compagni di squadra e la sostituzione era dovuta da questo gol. Io penso che un personaggio del genere prima di parlare debba prima informarsi, secondo avere rispetto per dei professionisti. Questo era Zenga ieri. Dice... A Massimo De Luca, un ex tuo collega, io rovescerei la cosa, cioè? Visti i risultati di De Luca alla Fininvest, direi che è lui che è un ex collega. Ma perché c'è la collega? Ma che concetto è? No, lui ha detto un ex tuo collega. Però voglio dire che c'entra De Luca. Che Luca parla di emittente locale, voglio dire con strapotenza, che c'aveva oggi una cravatta che mi vergognerei solo a fare in televisione. Su. Ecco perché ce l'ha con De Luca, per la cravatta. Qual è la verità di questa situazione? Io non mi sono mai permesso di dire che Zenga è stato insultato dai compagni e non è entrato in campo per ripicca. Il discorso che sembra che si è sentito è un altro, cioè che Zenga accusato dai compagni non sarebbe entrato in campo lui, è diverso. Molto diverso. Bagnoli l'avrebbe sostituito. Cambia completamente. È successo che noi, il nostro conduttore Giorgio Micheletti, ha detto a Gianluca Rossi, l'inviato di Tele Lombardia a San Siro, ha detto inviato. Segui la vicenda perché ci è arrivata questa voce. Sentiamo questa cosa è andata. Ci è arrivata. Gianluca, sì. Sono sempre voci che ci sono arrivate in redazione. No, ma sono arrivate a me prima che a voi. Ah, no, ma per carità, lui se ne vantava. Quindi è tutto chiarito. E dopo, voglio dire, limpido. Perché il calcio, tu sai com'è folle, un altro dirigente dell'Inter, un altro esponente, diciamo, dell'Inter mi ha detto magari. No, quello è un dirigente. Mi ha detto no. Magari. Se Zenga non avesse preso quel tipo di gol, magari nel secondo tempo sarebbe rientrato. Qui i colpi di scena sono tipici del processo del lunedì. Mi dicono dalla redazione che ci sia Walter Zenga. Colpo di scena, Mi dicono che ci sia, c'è un congiuntivo quando non ci voleva. C'era una foto da un'ora. Vediamo un po', Walter. Come al solito, Maurizio Mosca dimostra tutta la sua, diciamo così, poca correttezza e slealtà dicendo un dirigente dell'Inter sì, se ha il coraggio, mi fammi parlare un momento Walter, fai parlare Maurizio, ti ridarò la linea una parlare, la volta, per pazienza perché le persone cortesi. Corrette e leali si comportano in maniera diversa, cioè? Tu, se hai il coraggio, fai il nome di questo dirigente, è giusto, ma assumiti ogni tanto le responsabilità di quello che dici. Per favore, ma almeno dimostra davanti a tutti che sei una persona corretta e leale. Basta, tutto qua. Maurizio, pacatamente, come l'ha detto lo Zenga? Pacatissimo non era. Zenga, come è stato gentile? Gentile? Sì, non che tu. Gentile. No, va bene, nei toni. Zenga ha detto delle parole da querela. Beh, adesso non esageriamo, fallo. Non ti alterare. Non sei né corretto né leale. Ma io non scendo su questi, se non che per la sedere dove? In realtà potevi non dirlo. Uno. Però dopo io adesso voglio sapere qual è quel dirigente dell'Inter che ti ha detto quella frase. Io non sono tenuto a dirlo. Siccome tu hai detto che guarda, io sono basta come bambini. Questa tua risposta per far capire a tutte le persone che ci sono presenti. Io ho il coraggio di dire Maurizio Mosca, ce l'ho avuto. Tu non hai il coraggio di fare il parola brutta. Di inventare una cosa io? Certo, perché ha inventato Maurizio Mosca? Non Maurizio, credo. Non ti preoccupare perché Zenga sta al telefono e temo che cada la linea. Ma in base a cosa? L'educazione la insegno io agli altri. La insegna lui, Maurizio, ma non dite questa cosa perché poi passa a parte da sempre. Riccardi, ti ringrazio dell'ospitalità e soprattutto per avermi fatto capire tante cose questa sera, soprattutto per delle rivelazioni che ha fatto Maurizio. Bene. È sempre bello avere la stima dei propri dirigenti. Con questa frase sibillina di Zenga, ma con chi ce era l'aveva? Ironico oppure no? Ma con quelli che hanno detto a Mosca quelle cose che non poteva poi dire, che gliele ha dette perché c'è il segreto professionale, questo mi pare di capire. O perché forse nessuno gliele aveva detto. Tutto ciò io ho un grossissimo dubbio, me lo potete chiarire voi. Chi è Micheletti? Micheletti è quello che conduce la Tele Lombardia. Conduce adesso. Quello che ieri ha detto camminatura. Ah!
Che si può dire? Ma va? Si può dire? Beh, perlomeno sulla Zanichelli c'è, poi non lo dice e nessuno. E noi abbiamo dato degli ignoranti. Sì. Vabbè, ma non lo dice nessuno. Però lui lo dice. Appunto, direi io. Vabbè, cosa nessuno ci vogliamo fare? E lui lo dice. E vabbè, vabbè. Lo dice. Noi a questo punto ringraziamo invece Gaber del Mivida, non è Giorgio Gaber, sì, che però salutiamo se in ascolto. Esatto. Se in ascolto è normale, anzi, ha fatto bene lui. Che altro dire? Appuntamento domenica prossima, 23.45 più o meno. È una brutta cravatta, Carlo. Lo so. Mai dire gol.